Buongiorno amiche e amici di Aesthetic Summer News, questa mattina parleremo di pancetta. Se ci guardiamo intorno in spiaggia vediamo che quando c'è qualcosa che stona in una pancia, tre sono i principali difetti che si possono vedere in questa pancia, ovvero ci può essere un piccolo accumulo di grasso, oppure ci può essere un po' di rilassamento della pelle, o anche la combinazione di entrambi, cioè un po' di accumulo adiposo e anche rilassamento della pelle. Queste tre situazioni si possono trattare tutte e tre in modo abbastanza semplice e definitivo. Andiamo ora ad analizzare le tre caratteristiche. Partiamo dalla pancetta che ha solo un pochino di grasso, ovvero la pelle è di buona qualità, però vi è un accumulo adiposo. In questo caso una leggera liposcultura può risolvere completamente e definitivamente il problema con un intervento in anestesia locale, in day hospital, senza bisogno di ricovero. In questi casi oggi si associa una radiofrequenza interna che serve a ridare tono alla pelle. Infatti quando noi andiamo a svuotare il tessuto adiposo è ovvio che anche la pelle perda un pochino di tono. Quindi grazie alla radiofrequenza noi andiamo a ridare tono alla pelle e attraverso la liposcultura andiamo a rimuovere il tessuto adiposo. L'intervento, come abbiamo detto, è in day hospital, i risultati sono già evidenti dopo un paio di settimane, anche se il massimo del risultato lo avremo dopo circa 1-2 mesi. In alcuni casi invece noi abbiamo un addome che magari dopo un grosso calo ponderale ha solo un eccesso di pelle, cioè c'è la pelle un po' rilassata e quindi c'è bisogno di ridare tono alla pelle. In questo caso a seconda dell'entità e della gravità di questo rilassamento cutaneo potremmo percorrere due strade. Una strada molto soft, che è quella semplicemente di fare un bel trattamento in radiofrequenza interna che permette di dare una ritonificazione della pelle. Se la situazione invece è di notevole lassità cutanea, quello che viene chiamato proprio un grembiule adiposo con una grossa piega che si appoggia sul pube, in questo caso allora è necessario un intervento un pochino più importante che si chiama lifting addominale, che prevede un'incisione nella piega cutanea e l'asportazione della pelle in eccesso. Questo intervento ovviamente richiede invece un'anestesia generale e il ricovero di un giorno in clinica. Solitamente la cicatrice è di ottima qualità perché avviene in una piega naturale cutanea, il problema è risolto definitivamente e l'addome torna piatto e tonico come qualche anno prima. Terza situazione, forse la più frequente, è quella in cui ci troviamo di fronte a un addome che ha sia un accumulo adiposo sia una lassità cutanea. In questo caso fino a qualche anno fa diventava difficile, si doveva fare l'intervento in due tempi, cioè prima eseguire una liposcultura e dopo qualche mese eseguire il lifting addominale. Oggi, grazie all'evoluzione, anche a nuove tecniche di scollamento più superficiale, si possono associare le due tecniche nello stesso intervento, cioè quella che si chiama una lipoaddominoplastica, ovvero si associa un intervento di liposcultura e contestualmente nello stesso intervento si va a fare uno scollamento superficiale della pelle, si tira la pelle e si rimuove la pelle in eccesso. L'incisione è sempre nella piega cutanea, l'intervento richiede l'anestesia generale, il ricovero di un giorno, massimo due, in clinica, dopodiché si può rientrare a casa. L'effetto è già buono dopo circa un mese, ma il massimo con la cicatrice assestata si considera dopo 3-4 mesi. Bene, spero di avervi dato una panoramica d'insieme di tutto quello che si può fare sulle pancette che vedete intorno a voi che non vi piacciono. Naturalmente vi aspetto sui social per domande e commenti e vi do appuntamento per la prossima puntata di Aesthetic Summer News. Ciao a tutti!